Buongiorno a tutti, giornata straordinaria qui a Roma, un sole che spacca le pietre, quasi. Quindi oggi Pedala per un Sorriso cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di fare della beneficenza. Giulio! Buongiorno a tutti! Bravo! Anche quest'anno è una bellissima giornata di sole, quindi siamo pronti per questa splendida pedalata nel centro di Roma e niente, auguro una bellissima giornata a tutti. Fare del bene è sempre una scusa tra virgolette per pedalare, quindi buona pedalata a tutti quanti. Ringrazio Loreto. Niente. Ok, e stiamo per partire. Si vede tutta la gioia qui, e anche il cielo si è aperto. Dio vi benedica. Grazie padre Clement. Ok, quindi è tutto pronto. Qua dietro c'ho Ciccone, Agnoli, Proni, mi sento un po' in ansia a stare avanti. Allora è partita l'edizione 2019 di Pedala per un Sorriso. Questa è una manifestazione, si corre per le strade di Roma, eccezionalmente chiusa al traffico. Step alla terrazza del Gianicolo. Niente male. Un po' di turismo. Questo è uno degli arrivi, dei passaggi più belli. Non a tutti è permesso sbucare sulla piazza del Campidoglio. Eccoci allo strappetto delle catacombe di San Callisto. Ha la possibilità di correre anche con grandi campioni come Marco. No, i campioni stanno qua. Scherzo. Siamo a Roma e Gigi ci farà, Gigi Sgarbozza ci farà il pronostico Giro d'Italia 2020. Giulio, innanzitutto ti faccio i complimenti per la grandissima stagione di quest'anno. Sarai il vincitore del Giro d'Italia. E il podio? Podio? E il podio, ti faccio un podio un po' lungo. All'arrivo lancio degli occhiali. Caparezza, il vincitore del Giro. Caparezza. Bella frate! Vai! Oggi, oltre ai tanti campioni, abbiamo uno special guest, Fabio. Eccoci. Ha una dote che non tutti hanno. È quella della sirena, dite voi, giusto? Ma diretta o bitonale? Diretta, diretta. Diretta. Fatti vedere chi sei. Vi riporto dentro, dai! Dai, riportami dentro! Dai! Andiamo a chiudere! Nico, come sta andando? Ben trovato, benissimo, grazie a voi! Grandi! Bellissima! Abbiamo l'opportunità di visitare Roma, girare Roma con il blocco del traffico, è organizzata molto bene, quindi ci torno sempre volentieri. E allora siamo in addirittura d'arrivo insieme a un grande amico di Pedala per un Sorriso. Com'è andata? Bella edizione anche quest'anno 2019, tanta gente, tanti amici, è sempre un piacere pedalare insieme a tutti quanti, Pedala per un Sorriso. E allora siamo arrivati, terminiamo il nostro giro presso lo stand dell'associazione Marina Romoli Onlus. Ciao Marina! Ciao! Ok, io sono Marina Romoli e sono qui alla Pedala per un Sorriso per parlare della Marina Romoli Onlus. È un progetto che ormai la Pedala per un Sorriso sposa da diversi anni e io ero un ex ciclista professionista, ho avuto un incidente nel 2010, da quel giorno sono a sedere a rotelle perché ho una lesione spinale e questa associazione è nata proprio per cercare una cura alla lesione spinale cronica, che è una delle cose che colpisce maggiormente i giovani sotto i 30 anni che hanno avuto degli incidenti, quindi il nostro scopo è proprio cercare una cura e finanziare i progetti di ricerca. Naturalmente collaboriamo con la fondazione di Michele Scarponi anche per diciamo far sì che lavorare sulla sicurezza stradale per far sì che questi incidenti non accadano naturalmente. Allora, potete aiutarci naturalmente donando il 5 per 1000 oppure potete fare una donazione e trovate tutti i nostri riferimenti sul nostro sito internet marinaromolionlus.org
oppure sulla nostra pagina Facebook Marina Romoli Onus. Grazie tanto Marina, grazie tanto soprattutto per quello che fai. Si chiude anche questa edizione di Pedala per un Sorriso. Oltre alla gioia dello stare insieme, al piacere di incontrare i campioni, c'è anche la grande soddisfazione di aver fatto del bene. Vi aspettiamo l'anno prossimo a Pedala per un Sorriso. Grazie a tutti, ciao! Quindi con la nostra Onlus abbiamo cercato di aiutare un altro anno Marina Romoli Onlus e l'Arcobaleno della Speranza Onlus a Tor Vergata, aiuta famiglie con malati leucemici. Stiamo continuamente costituendo un fondo di ciclismo giovanile per Amatrice. Abbiamo già l'anno scorso, il 18 ottobre, regalato 30 mountain bike a questi bambini dell'Istituto Unicomprensivo. Stiamo aiutando in Burkina Faso a fare dei pozzi d'acqua. Vorrei ringraziare tutti i partecipanti, adesso vedete che praticamente stiamo già smontando. Tutti si stanno adesso abbuffando da un servizio catering di Pedevilla che ci ha realmente proposto un menù ricco. Vi aspetto al prossimo anno, domenica 8 novembre, con abbiamo alcune sorprese, speriamo di compierle tutte. Eccoci qua. Allora, com'è andata? Guarda, fino all'ultimo chilometro alla grande, poi ho avuto un po' di risentimento muscolare. Io ho sempre il solito problema, eravamo in 300, se non fosse per quei 299 vincevo anche oggi, quindi anche oggi niente. Grazie. È stato bellissimo. Grazie mille. Ciao ragazzi. All'anno prossimo, ciao. Ciao. Stop.